Buonasera, Sì, ci siamo. noi che ormai ci candidiamo a essere i colapesce di Martino della presentazione, ma non stiamo dando dell'Ornella Vanoni alla ospite perché per molto meno potrebbe farci finire in un post dei suoi. Tu ti ritieni un suscettibile? Come stai messo? Non tanto. Non tanto? No. Io invece un po' come il finale di Fantozzi, quando Fantozzi chiede al mega direttore galattico: ma mi scusi Sire, non sarà mica comunista? E trema tutto, e lui dice: beh, proprio comunista no, diciamo un medio progressista, quindi proprio suscettibile no, diciamo un medio osservatore. Ora la speranza è che l'ospite di stasera sia clemente almeno come il mega direttore di Fantozzi, e almeno un posto nell'acquario dei dipendenti ce lo lasci, per pietà. Io non lo so, perché molte persone dicono di lei che sia una contessa sanguinaria, l'ha detto Natalia Aspe, sia una meccanica divina, l'ha detto Edmondo Berselli, quindi non lo sappiamo cosa succederà questa sera. Innanzitutto, forse se riusciamo a abbassare questo microfono, riusciamo, sì, a fare qualcosa di... Ok, perfetto. E la possiamo annunciare? Pronti. Siamo molto contenti di avere i dialoghi di Trani, Guia Soncini, che arriva, servirebbe uno stacco musicale come si fa nei grandi varietà. Bentrovata, signora Soncini. Mi scuso per la pantomima di questi due. Uno, due, tre. Però abbiamo aspettato. Sono ragazzi, si dice. T'abbiamo aspettata per sederci. Beh, che uomini d'altri che tempi. Gentili uomini. Ma che uomini d'altri tempi. Che bello, tempi. Non vedo niente perché ho i fari negli occhi, quindi immaginerò che ci siano milioni di persone che mi acclamano. Ed ecco. Siete milioni, sì, vero? Sì, sì, vedi, sono milioni. Ed ecco, fare rumore per milioni in maniera tale che tanto nessuno sa, nessuno vede, nessuno sa. Lontano dagli occhi. Occhio non vede, eccetera. Dica. Ah, dica. Buon uomo, cosa posso fare per lei? Noi siamo molto contenti di avere Guia qui, che presenta con noi L'era della suscettibilità, che è il suo ultimo saggio. E, fra l'altro, una prima regionale, ci hai detto. È una prima, forse possiamo anche dire, è una prima del centro-sud, perché sì, ha fatto solo nord finora. Quindi ringraziateci che l'abbiamo portata qui in Puglia per voi, il distretto sud, questa sera. E poi salutiamo anche le persone che sono collegate sui social dei dialoghi di Trani. Se Gianvito è pronto, perché lui era lo ius prime questionis, ha preso un sacco di appunti, è per te. Sì, anche mentre guidavo mi sono fermato un attimo in piazzola a prendere un appunto, ma il diritto alla prima domanda lo lascio al mio compagno di avventura. Io comincerei proprio dal nome che porta questa storica rassegna, che quest'anno... Scusa, ti interrompo, tanto non è interessante. Vai. Sicuramente. Sicuramente non è interessante. C'è una meravigliosa scena in uno dei miei film preferiti, che è Conoscenza Carnale, che è un film di Mike Nichols, in cui Candice Bergen si divide fra Art Garfunkel e Jack Nicholson. Ovviamente vince Jack Nicholson, perché no, non era... Hai indicato Nicholson da quella parte. Vedi un po' te... E c'è una scena di una partita di tennis tutta sulla faccia di lei, che fa così. E io farò così tutta sera e mi sentirò Candice Bergen, perché con questa cosa che siete in due. Mica male. Era un complimento a me. Mica male. Va bene, possiamo... Dialoghi di Trani. E a un certo punto, Guia Soncini, vogliamo partire proprio dal nome di questa rassegna, Dialogo. Sappiamo quanto è importante per questo festival, perché a un certo punto del libro Guia Soncini scrive: cosa ci abbia resi così fragili da sentirci in pericolo per l'esistenza stessa del dissenso? Io comincerei proprio da questo, perché in questo festival si fa esattamente questo, cioè si confrontano delle opinioni molto spesso anche divergenti, cosa che è diventata un po' difficile. Io non credo sia più legale questa cosa, siete sicuri di poterla fare? Mi sta già rispondendo. Ci prendiamo la responsabilità di ciò che facciamo. Non credo che la divergenza di opinioni sia più ammessa, cioè ci sono stati forse addirittura emendamenti costituzionali, non so. Bisogna parlare solo con le persone che la pensano come te. Non so, noi abbiamo un costituzionale. Un nuovo tempo. Zagrebeschi ci protegge, quindi sotto di lui possiamo fare quello che vogliamo. Noi sa scriverlo giusto, però ci protegge. Ci protegge. È possibile ancora dialogare? Sì, spero. Se no, cosa stiamo qui a fare? Non qui. Anche qui, ma in generale, non è questa idea che si sia in delle curve di stadio perpetue, in cui io prima di rispondere a una tua domanda devo accertarmi di come la pensi tu. C'è un libro di un giornalista inglese, in realtà non è un giornalista, è un comico, però ormai le cose serie bisogna affidarsi ai comici per sentirle dire. Ha scritto questo libro che si chiama Free Speech and Why It Matters, la libertà d'espressione e perché è importante. E il libro comincia con il caso di un signore inglese che è stato convocato dalla polizia senza che ci fosse nessun reato,
E quando lui ha detto, ho capito, ma perché mi state trattenendo? Gli hanno detto, dobbiamo controllare come la pensa. Ora, nel 1988, Christopher Hitchens, che era un intellettuale inglese che è morto qualche anno fa, andò a Praga a fare un reportage sulla fine del comunismo e disse che lui era partito con l'intento di non usare mai la parola kafkiano. Però poi a un certo punto lo arrestarono, gli dissero che non gli dicevano perché lo arrestarono e lui disse ti costringono a dire kafkiano, io non lo volevo dire, ma è kafkiano. Ecco, le persone che sostengono che non ci sia un problema di libera espressione, che non ci sia un problema di cultura del dissenso, che non ci siano nessun tipo di problema perché comunque in una società in cui ci sono quelli di estrema destra devi occuparti di quello e non del fatto che dall'altra parte ci si possa esprimere, loro si innervosiscono molto quando uno dice orwelliano. Ma è un po' orwelliana questa cosa che se non siamo d'accordo non possiamo parlare e che il tizio che viene trattenuto dalla polizia inglese si senta dire dobbiamo controllare come la pensa? Se non è orwelliano questo, cosa? Prima scherzavo, ma fino a un certo punto, perché io credo che per onestà, come quando si scrive un articolo sul proprio editore, per subito dire questo, sto parlando del mio editore, quindi giustificare il fatto che dirò che è bellissimo, è bravissimo, eccetera, è meglio che faccia coming out. Io sono un discreto suscettibile, uno di quelli che ritiene importante il cosiddetto linguaggio di genere, la declinazione femminile e tante di quelle cose che forse finiscono sotto la maxi categoria del cancellittismo, diciamo, presente nel libro. Però il cancellettismo sono quelli che mettono il cancelletto su Twitter e pensano che la militanza politica sia quella roba lì. Hashtaghiamo tutto. Sia scrivere tutto. Cancelletto, licenziate la Palombelli, questa è la militanza politica oggi. Per stare sulle 24 ore, 48 ore. Per stare sull'attualità. No? Ok. Non so se ve ne siete accorti perché ormai diciamo c'è un grande ricambio di scandali, sono ormai un paio al giorno, ma lo scandalo di ieri era una cosa che aveva detto in televisione la Palombelli. Dicevamo... per cui diciamo sono un po' attento, ma quando poi ho letto proprio nel tuo libro che dici ci vogliono convincere del fatto che anche leggere un libro che sia scritto da una persona che la pensa diversamente da me sia da evitare, allora ho trovato diciamo la chiave per poter andare avanti nel libro con serenità pur facendo, a Bari si dice, un po' di veleno talvolta quando trovavo qualcosa su cui non ero d'accordo, ma siamo arrivati alla fine e siamo qui. E sei ancora vivo, è incredibile, si può leggere una cosa con cui non si è d'accordo e non morirne. E tutto sommato sai che alla fine siamo quasi riusciti a fare anche una serata. Quello che ti volevo chiedere è... E su questo sei un po'... è appena cominciata la serata. Ma hai visto come sono diventato ecumenico? È vero. Ma questa suscettibilità... Che questi due si stanno candidando per un varietà, mi pare evidente. Alla fine faccio solamente se l'autrice è Guia Soncini. Poi lasciamo. No, io non faccio varietà, non so. No. Non so scrivere le canzoni. Sì, però sui balletti vi vedo. Siamo me pronti, siete siamo pronti alla morte, la Guia chiamò. Ma questa suscettibilità, che è un po', anzi, che è molto legata al mondo dei social network, non è sempre esistita. Io da che ne ho memoria, da quando sono piccolo, non c'erano i social, però c'era il Moige, che ancora oggi è vivo e lotta insieme a noi, c'era, con varie declinazioni diverse, per carità, non le mettiamo sullo stesso piano, però non so, la comunità ebraica di Roma, ogni ma riferimento se per simile. Quello, guarda, quando voi eravate piccoli e io ero già vecchia, non dica così, e Berlusconi si diede alla politica, ci fu un signore che fondò un comitato che si chiamava Boicotta il Biscione. E era una barzelletta, francamente, anche per chi all'epoca era giovane e si sentiva molto di sinistra come me e quindi era molto anti-berlusconiano, perché diciamo forse l'anti-berlusconismo è stato il primo di questi cliché, no? Di questi o sei con me o sei contro di me, almeno per noi che non abbiamo fatto il 68 o le guerre mondiali. E forse è stata quella la prima volta in cui c'è uno che mi fotografa, un paparazzo. Sì. Fa anche splendide fotografie, noi siamo già pronti ad avere la nuova fotoprofilo. Veramente? Quindi, sì, sì. Che bello. E però quella cosa lì, veramente, Boicotta il Biscione, pareva una barzelletta. Adesso il boicottaggio è considerato una seria arma di militanza politica. Cioè se io vado su un social e scrivo...
Uno dei casi più clamorosi fu Barilla, no? Barilla a un certo punto fece una pubblicità, no, neanche, non era neanche una pubblicità, un'uscita alla era una dichiarazione del signor Barilla, Guido Barilla credo, che diceva che loro erano per la famiglia tradizionale. Non avrebbero mai fatto volentieri una pubblicità con una famiglia gay, no? La cosa interessante è che Barilla non vende ai gay milanesi ricchi, che sono quelli che si precipitavano a dire io non comprerò mai più Barilla, non l'avevano mai comprata. La maggior parte della gente che ti dice io ti boicotterò, ti boicottava già prima, nel senso che non ti aveva mai dato dei soldi. La mia personale esperienza è che quando io scrivo delle cose che non piacciono a qualcuno, succede questa cosa, che questo qualcuno mi cerca su Google per capire a chi può chiedere la mia testa. Siccome Google è una cosa molto preziosa, ma solo se già hai le basi di ciò che stai cercando, se no brancoli nel buio, Google gli restituisce un mio articolo di Repubblica. Io non scrivo per Repubblica da non so neanche quanti anni, 4, 5, 6, non lo so. E loro vanno a chiedere la mia testa a Repubblica. Cioè a me arrivano dei tweet in cui mi notificano, mettono in copia Repubblica e dicono non vi vergognate ad avere collaboratori così. E io mi immagino il povero Cristo che segue i social di Repubblica che dice ma io adesso cosa devo fare? Devo scusarmi per una che non scrive neanche per noi. Abbiamo già come dato. La risolvo? Tutto questo perché poi alla fine, come Guido scrive nel primo capitolo di questo libro, anche il contesto è morto. Contesto è morto per primo. Adriano Sofri in un suo libro scrive che il contesto molto spesso è il rifugio dei farabutti, però anche l'unico modo per capire l'intelligenza delle cose. Uno, quando è morto, e due, come si riesce a salvare il contesto in tempi di social network. Per quando è morto ci vuole l'anatomopatologo che faccia l'analisi del cadavere. Questo libro ci siamo quasi. Beh, però diciamo il social è secondo me una chiave di lettura importante, perché abbiamo tutti dei social sul nostro telefono, no? E non è che li guardiamo con l'attenzione con cui guardavamo i testi dell'università quando ci stavamo laureando o con cui leggiamo i romanzi che ci appassionano. Natalia Aspesi, che i miei due Lillo e Greg qui conoscono, di cui parlavamo prima, dice sempre io guardo Facebook al cesso, perché è una signora di 92 anni e una cosa importante è che ormai devi avere 92 anni per poterti permettere di dire certe cose, no? E quindi lei dice questa grande verità che nessuno dice, cioè che l'attenzione che tu dedichi a una cosa, quando la gente si lamenta perché quelli che fanno i giornali si lamentano perché i lettori commentano il titolo invece dell'articolo, ma ringraziate se hanno letto tutto il titolo, a volte uno non legge neanche tutto il titolo con l'attenzione con cui si scorrono i social. Per cui quella è una questione secondo me dirimente. L'episodio della Palombelli che citavo prima, lo riassumo per chi non lo conoscesse: Barbara Palombelli fa un programma popolare che si chiama Forum, in cui si mettono in scena dei processi che non sono proprio dei processi, diciamo, c'è una signora che fa la parte del giudice e che dirime delle questioni che non valeva la pena portare in un vero tribunale. L'altro giorno hanno fatto una puntata in cui c'era una coppia che si era separata e la moglie era un tipo molto aggressivo e voleva da questo marito che lui le desse dei soldi, che le desse la casa in cui abitava, eccetera. E tutta questa recriminazione era dovuta al fatto che lui non aveva voluto fare un figlio con lei mentre aveva una figlia da un precedente matrimonio di cui lei era gelosissima. Sono state raccontate delle cose abbastanza atroci in questa puntata. Lei lo ha spinto giù dalle scale, fra l'altro lei era grossa il doppio di lui, quindi che è una cosa che non si può dire perché si chiama body shaming, tutte queste cose hanno delle parole inglesi. Sono le proporzioni. Sì. Adesso fare delle osservazioni sul corpo, che è un tema perché è la prima cosa che vedo di te e come sei, è proibito, si chiama body shaming. Comunque, questa immagine di questo colosso di signora che buttava questo omino giù dalle scale era abbastanza imbarazzante. La Palombelli ha fatto un'introduzione che non le è uscita forse benissimo, in cui dice lui è indignato. Po' fortina. Lui è suscettibile, quindi si è molto indignato per questa uscita della Palombelli. Ha fatto un'introduzione tentando di mantenere l'ambiguità
nel senso, non ha detto che in questo caso quella violenta era lei. Si è chiesta se non ci sia una provocazione da parte di chi viene, una provocazione verso chi viene aggredito, e quindi è stata presa per una che scusava quelli che ammazzano le mogli. In realtà la storia in questione non c'entrava assolutamente nulla con quelli che ammazzano le mogli, parlava di una moglie che picchia il marito, picchia, poi insomma non è che gli abbia fatto gravi danni, però non è stata cortese con lui. Tutta questa lunga premessa per dirvi che i commenti su internet erano commenti a questi 20 secondi di parlato della Palombelli che qualcuno si era preso la briga di ritagliare, che è il modo in cui nascono il 95% degli scandali dell'internet, e nessuno... Si comprende chi ha il tempo per tagliare i... Hanno il tempo per tagliare, ma non hanno il tempo per guardare il resto. Questa è anche una cosa interessante. La puntata di forum è lunga, però, eh? Tu te la sei vista tutta. Ma io me la sono vista lunga. Tutta, però quello che ti voglio dire è che sul tuo giornale, J'accuse, oggi c'erano 3 pezzi su questa cosa e nessuna delle 3 aveva visto la puntata. Io credo però che se poi si muove persino Amnesty International, si muove... non so, Mario Calabresi, tanti intellettuali, persino tutti Laura Boldrini o il social media manager di Amnesty International o Mario Calabresi ormai commentano fuori contesto. Cioè questa cosa ha vinto, è passata. Che non sia più necessario sapere la situazione, ma anzi che se tu dici guardate che c'è un contesto, sei una disgraziata che sta giustificando il femminicidio. No, vi sto dicendo che le frasi... Fra l'altro, a me sembra anche un problema grave di mancanza di curiosità intellettuale, nel senso che io, quando ho visto quella cosa lì, che aveva chiaramente qualcosa prima e qualcosa dopo, mi sono chiesta, ma di cosa sta parlando? E nessuno si è fatto la stessa domanda ed è andato a vedersi la puntata. In un'epoca in cui è tutto disponibile, perché se questa cosa fosse successa nel 1984, tu dici, vabbè, come fai a recuperare la puntata se non l'hai videoregistrata? Adesso hai l'app sul telefono e te la puoi guardare. Più le cose ci sono comode e meno ci impegniamo. Abbiamo tutto in tasca e nonostante abbiamo in tasca un telefono con Google, cioè con tutte le enciclopedie del mondo, non ce ne frega niente di approfondire niente. Io ho un dubbio. Diciamo, il libro purtroppo per quelli come me è anche... larghissimi tratti divertente, fa riflettere, perché ride di voi, purtroppo. Per questo dici purtroppo, certo, purtroppo sì, però quello che mi è rimasto poi in testa è la critica in fondo allo strumento con cui si esplicita questa indignazione, questa suscettibilità, non rischia la tendenza a sminuire l'oggetto? Nel senso, per te non è già una buona notizia che stuoli di ragazzine, ragazze, donne si prendono la briga di anche solo twittare, ma almeno anche informarsi su temi che... Ma abbiamo appena detto che non si informano. Fino a 20 anni fa non erano così sentiti la condizione della donna, l'inclusività, la situazione del razzismo in Italia, non so, qualsiasi cosa. Cioè, non ritieni che ci sia una maggiore sensibilità perché Netflix produce una serie con un protagonista nero? No, non la buttiamo proprio in tribuna. Non la sto buttando in tribuna, sono molto seria, nel senso che se tu pensi che a questo che si chiama tecnicamente attivismo performativo, cioè il fatto che io mi agito perché gli altri vedano che sono una dei buoni e che aderisco alle buone cause, corrisponda poi davvero un miglioramento della società, che non è un miglioramento fisiologico, perché è ovvio che stiamo meglio adesso di come stavamo 50 anni fa, ma è anche vero che non è perché la gente mette i cancelletti su Twitter, è perché la società tende a migliorare nel tempo. Sei molto positivista, ma io non sono così sicuro, perché se poi tu per esempio porti moltissimi esempi su cui diciamo è difficile contestare, di cancellazione vera più nel mondo anglosassone rispetto sì, in Italia abbiamo meno puritanesimo, ma soprattutto abbiamo un'antichia di senso del ridicolo, per cui se io dico lui non deve più lavorare perché eravamo in ascensore e mi ha guardato le tette, non credo che lo licenzino. In America sì. Ok, allora a questo proposito io ti chiedo, ma non è che sono soltanto richieste dei singoli? Cioè uno si sveglia, Felice si sveglia domani e dice Barbara Palombelli non deve più lavorare. Ho capito, ma chi rappresenta Felice? Cioè è un tweet nel mare magnum di quanti siamo, di milioni di persone? Non è amplificare un po' troppo quello che è
normale dissenso. Però non è una cosa che faccio io, è una cosa che fa Repubblica nel momento in cui fa tre articoli sul fatto che Paperina 76 ieri ha detto Barbara Palombelli non deve più lavorare, ma ti dirò di più, che fa la stessa Mediaset quando Barbara Palombelli ieri sera compare in un programma altrui per spiegare il contesto di quella frase. Cioè è la stessa vittima del linciaggio in genere che convalida il linciaggio, perché nessuno fa mai una cosa non so se raccontarlo perché ormai è diventato il mio aneddoto, tipo la nonna che è andata in guerra, ormai mi sembra di averlo raccontato troppe volte, ma diciamo cavallo di battaglia, vai col cavallo di battaglia. La prima vittima di un linciaggio su internet, che era una ragazza americana che si chiama Justine Sacco e di cui nel 2013 venne chiesto il licenziamento. Queste cose in genere funzionano in maniera gonfiata artificialmente, cioè lei aveva un account molto piccolo, aveva pochissima gente che la seguiva, nessuno si sarebbe accorto di una sua battutaccia, se non che un giornalista la rilanciò dicendo appunto guardate che schifo, che vergogna, e questa è ancora un lavoro, e la licenziarono. Una cosa importante da sapere è che il cretino del giorno di cui noi andiamo a caccia, cioè Justine Sacco, Barbara Palombelli, Guia Soncini, eccetera, quello più assatanato nell'andarne a caccia è sempre a sua volta stato cretino del giorno o lo sarà. Per la semplice ragione che stare sui social ed esprimersi senza essere, diciamo, Henry Kissinger, cioè senza essere dei diplomatici di professione, fa sì che tu prima o poi offenda qualcuno, perché se io dico come si fa a portare i mocassini senza calze, offendo lui, se dico guarda quella cicciona, offendo Soncini, se dico guarda questo come tiene le gambe accavallate, offendo lui, e quindi prima o poi qualcuno si offende sempre. Il tizio che aveva rilanciato il tweet di Justine Sacco, che era un giornalista di una testata che si chiamava Gawker, 6 mesi dopo divenne il cretino del giorno, perché a sua volta aveva fatto una battutaccia e avevano chiesto la sua testa. Quindi lui, conoscendo la massima esperta del settore, cioè la prima licenziata per una cosa del genere, andò a chiedere a lei cosa doveva fare. E lei gli diede un consiglio che io continuo a ribadire sia il miglior consiglio in questi casi, ma nessuno lo segue, che è non fare niente. Non twittare, non scusarti, non spiegare. Sii un inerte grumo di molecole mentre il mondo attorno a te si sbriciola. Perché tanto domani nessuno se lo ricorda. Lunedì, se io vado lunedì da una platea a dirle il caso Barbara Palombelli, mi dicono di cosa stai parlando, forse loro già stasera non sapevano nulla, però di sicuro nessuno se ne ricorda fra 2 giorni. Ed è sempre una regola, ad esempio a te succede molto spesso che qualcuno ti commenti degli articoli e poi lì si crea una discussione, e lì cosa succede? Ci riesci sempre anche tu a non far finta di nulla, oppure alcune volte scappa la discussione e comincia poi il dibattito? No, io posso anche discutere, però io faccio una cosa che è molto, ho capito, esasperante per questo tipo di sacerdoti della suscettibilità, cioè non mi spavento. Cioè, io sono stata abbastanza fortunata da non lavorare quasi mai in posti in cui mi dicessero però insomma scusati, fai attenzione, se tu fai questa battuta poi lavori per noi e quindi si riflette su di noi. Quelli che hanno nella bio dei social scritto le opinioni qui espresse sono mie, di chi devono essere? Di tua sorella? Ce l'hanno perché l'azienda, il giornale, quelli per cui lavori, in genere è una cosa che succede con quelli che lavorano nei media. Ma che è? Mi stanno per fare santa? No, tra un quarto d'ora ce n'è un'altra però. Di cosa qui? Ci stanno già cacciando. No. Sono i rintocchi dell'orario. Come sei settentrionale, però. Per noi invece è consuetudine. Oh, sono settentrionale e meridionale, però non ci sta a fare. Scatta sempre l'applauso. Sul campanilismo fai sempre. Giocati il jolly allora, Guia. Dillo dalla tua. Dai. Abbiamo tutti dei quarti di sangue meridionale da rivendicare, ma io non lo farò per accattivarmi la platea. Io sarò superiore a tutto questo, ma io soprattutto non so più cosa stavo dicendo.
Ah, che in genere, che in genere non ti devi scusare con... Il problema di scusarsi e non scusarsi attiene secondo me a due cose. Una è il talento. Zalone non si scusa mai, Fiorello non si scusa mai, perché comunque se tu ti offendi per la vecchia muciaccia vaccinata di Zalone verrai sommerso dalla risata collettiva, perché la maggioranza comunque si sarà divertita e quindi in quel caso tu hai un talento a tua tutela. Oppure puoi avere le spalle coperte, nel senso che se nessuna azienda mai ti minaccia di licenziarti se tu fai delle battutacce, tu puoi continuare tranquillamente a fare delle battutacce. C'è una lettura inglese molto interessante del fenomeno che dice che la ragione per cui in America c'è tanto questa cancel culture, c'è tanto questo terrore di esprimere opinioni difformi, è che in America non hanno la sanità pubblica. E quindi se tu perdi il lavoro perdi l'assicurazione sanitaria e a quel punto vuoi poterti fare la cura canalare o vuoi poter esprimere le tue opinioni? Vuoi poterti fare la cura canalare. Però in questo libro, ad esempio, molto spesso racconti che ci sono delle persone, degli artisti che stanno sul punto, cioè non si scusano per tanto tempo e poi... Ma sono pochissimi. Sono pochissimi e poi cadono. Cosa ci guadagna chi, diciamo, resta sul punto e non si scusa per... non si scusa e basta? Perché vediamo, siamo quasi costretti a vedere che quasi tutti, dopo un po', dopo 24 ore, dopo ci ritorniamo sulla polemica del giorno, 48, qualche giorno, poi si scusano. Ma sai, secondo me c'è anche un elemento che vorrei dire volgarmente, perché a volte la volgarità è più efficace nel convogliare un concetto, che è il diritto a non avere rotti i coglioni. Cioè, se io mi devo sentir dire tutti i giorni che sono una disgraziata, che è una vergogna che io abbia ancora un lavoro, che bla bla bla, forse a un certo punto decido che più che il mio orgoglio vale il mio quieto vivere. Però lì il problema secondo me è un altro, è che non basta mai. Cioè, non è che se tu ti scusi poi la polemica si placa, perché è come pensare di placare la folla che urla barabba barabba. Cioè non è un ragionamento, non è che tu mi dici, sai, adesso tu ti scusi e io ti do una seconda possibilità, come succedeva prima dei social. Adesso non è più così. Adesso c'è una specie di filo di bava all'angolo della bocca e finché non vediamo il sangue non siamo contenti. Beh, però almeno in Italia, diciamo, un po' di clemenza, cioè non credo che nessuno voglia ammazzare Michela Giraud perché ha fatto... un tweet un po' mattacchione di cui si è pentita. Però per esempio Michela Giraud, il suo spettacolo è stato Michela Giraud è un caso interessante, e neanche scherzato, un suo spettacolo non è scherzo, molto in maniera molto divertente, ma obiettivamente dice ho pestato, stando sul volgare, un merdone, cioè, ecco. Però allora raccontiamo il caso di Michela Giraud, che è un esempio interessante. Michela Giraud è una comica, a un certo punto qualche mese fa, direi prima dell'estate, sì. Demi Lovato, che è una cantante americana, diciamo molto milionaria, abbastanza privilegiata, non una che dici, sai, poverina, è una che sta nel rifugio perché è stata picchiata, e tu, perché è sempre questa l'accusa, che uno infierisce sui deboli. Quindi diciamo, Demi Lovato non è una debole. Demi Lovato dice che non è più, non si riconosce più nella binarietà di genere, e che quindi vuole che per lei si usi they, il pronome neutro, che in italiano non abbiamo come tradurre, primo perché they siamo abituati che significhi loro e che quindi sia plurale, e secondo perché l'italiano è una lingua romanza, diversamente dall'inglese le lingue romanze hanno i generi e quindi in italiano non puoi comporre una frase neutra. Tutta questa premessa per dire che Michela Giraud fa una battuta Ma non innocua, meno che innocua, una battuta da terza elementare. Fa una battuta in cui dice, su Twitter ovviamente, perché sempre Twitter è il luogo dello scandalo, fa una battuta in cui dice Demi Lovato vuole essere chiamata loro come il mago Telma. Perché sapete che il mago Telma parla di sé in terza persona plurale. Parlava, esiste ancora il mago Telma, sì. Oddio.
Credo di sì, dovrebbe. No, non credo. C'è qualche cugino. No, ci sono parenti del Mago Telma in platea. Ci sono il Mago Telma in platea. In quanto parenti di Mago Telma, se c'è qualcuno. Allora, cosa succede? Che tutto questo attivismo performativo dei quindicenni, che sono, diciamo, più sono giovani e più hanno a cuore questa questione della non binarietà di genere, che ovviamente è una cosa che non esiste perché i mammiferi hanno il genere sessuale e non puoi essere, no, è inutile che tu mi alzi gli occhi al cielo perché sei sensibile alle istanze democratiche, non ascolto. Si può essere neutri, mi spiace, siamo mammiferi. Comunque, diciamo, siamo d'accordo di non essere d'accordo su questa cosa. Ma nella percezione, come scrivi nel libro. È la percezione, lui percepisce che esistano mammiferi neutri, io percepisco di no. Fatto sta che tutta questa cosa di insurrezione dell'internet, perché lei ha osato fare una comica che osa fare una battuta, pensate che cosa incredibile, lei si scusa, io questo lo dico e lo voglio precisarlo, questa è una mia interpretazione, una mia illazione, non ne ho mai parlato con la Giro. Lei si scusa perché in quel momento è in uscita un film che parla di tematiche omosessuali e non si può permettere di alienarsi quella parte di pubblico. E quindi addirittura lei un paio di cose lascia capire che le hanno chiesto di scusarsi i produttori del film o qualcosa del genere. Dice, sì, ricordo dice che, insomma, persone, c'era del materiale persone che forse avrei potuto che mi leggere sono care meglio, perché mi hanno detto che era una cosa importante. Lei cancella questo tweet, si scusa molto garbatamente e questa cosa, diciamo, non rientra del tutto perché non rientrano mai del tutto, però è presa con garbo perché lei non ha detto ma siete scemi, era una battuta innocua, che era la verità, sarebbe stata la verità. Lei ha detto, avevate ragione, dovevo informarmi meglio. Ma dovevi informarti meglio di cosa? Adesso uno non può fare una battuta sul fatto che il Mago Telma si dà del loro, ma siamo matti. Lei dice che non conosceva il tema della non binarietà. Non importa se lo conosci o se non lo conosci, è una battuta che puoi fare anche conoscendolo. Cioè l'idea che non si possano fare battute, la cosa più spaventosa di questa epoca è che abbiamo deciso che la cosa più grave che ci possa accadere è che ridano di noi. L'altro giorno c'era una battuta che ho trovato interessante perché il Guardian ha pubblicato un'intervista a Judith Butler. Judith Butler è, secondo me, una delle più stupide pensatrici di tutti i tempi, ma questa è una mia opinione. È una femminista che, diversamente da quasi tutte le femministe della sua generazione, ha accettato questa tematica della fluidità di genere, eccetera. E in questa intervista al Guardian diceva: ridefiniremo il concetto di essere donna. E qualcuno ha fatto una battuta che era: le donne afghane ci dicono aiutatemi e noi gli rispondiamo ma stai tranquilla, adesso ridefiniamo il concetto di essere donna. Cioè ormai ci preoccupiamo solo delle stronzate, mi scuso per le parolacce, ma La palla di ogni volta, però, che non sai cosa no, dire. No, allora. È la gatta al lardo e molto suo. Lo sapevo che sarebbe successo. Io andrei, andiamo un po' sul metodo anche di questo libro, perché secondo me ci sono anche due cose molto interessanti. Una è una prima curiosità. Stai dicendo che siamo andati fuori tema? No, vi voglio riportare su un altro tema, perché appunto Guia parlava della polemica del giorno, della suscettibilità, dell'offendersi, che appunto è una religione. E ti volevo chiedere innanzitutto, per costruire questo saggio, quanto materiale hai archiviato, perché la suscettibilità è cumulativa e noi non ricordiamo, ad esempio, già questo esempio di Michela Giraud è qualcosa di molto molto datato, qui ci sono degli esempi che vanno indietro col tempo anche di alcuni anni, come l'hai costruito? Dunque, ho iniziato a mettere da parte delle cose nel 2000, direi, e 15 forse, una cosa del genere, però in realtà ho iniziato a lavorarci molto più tardi. Quando ho iniziato a lavorarci, molte cose non capivo di cosa parlassero. Cioè, a un certo punto c'è un capitolo in cui io faccio un elenco di esempi, di cose di cui ci siamo via via offesi e che adesso non ricordiamo, e che non ricordavamo già dopo un quarto d'ora, ma che leggerle 2 anni dopo, 3 anni dopo, è folle.
Il mio editore, quando ha visto quel capitolo, mi ha detto: però se tu dici aprile 2019 il libro sembra vecchio. Eh no, ma è proprio il fatto che ci sia un calendario delle cose successe e di cui adesso, no, 2 anni dopo, non abbiamo alcuna memoria, che è interessante. Quelle che mi sono ricordate che mi sembravano ancora efficaci le ho inserite, altre non le ho inserite perché veramente non sono riuscita a ricostruire di che cosa si trattasse, e però erano cose che quel giorno lì ci sembravano la cosa più importante del mondo. Ma anche alcune che sono sopravvissute alla selezione e che tu trovi nel libro sono abbastanza incredibili, nel senso che se tu leggi che ci siamo offesi perché Antonella Clerici aveva un pappagallo quando hanno rifatto Portobello, aveva un pappagallo in studio, il fatto che il pappagallo stesse in studio non libero nella foresta amazzonica ha offeso gli animalisti, dici vabbè, forse la lavatrice, perché è la lavatrice la responsabile di tutto questo, che ci ha liberato tempo quando dovevamo andare a lavare i panni al fiume, non avevamo tempo di offenderci. E allora, quando abbiamo deciso che, ad esempio, tutto deve essere in qualche modo controllabile da noi, in qualche modo anche commentabile da noi? Controllabile, secondo me, è una cosa importante, è un dettaglio importante. Non per citare sempre Repubblica, che sembra che lo faccia, perché è responsabilità sua. In realtà, fra l'altro, sono le pagine di Bologna, quindi tu c'entri meno che mai. Le pagine di Bologna e di Repubblica tempo fa hanno intervistato una ragazza trans che fa fumetti, una fumettista trans. Fumetti brutti? Forse. Fumetti brutti, sì, io non volevo fare il nome, ma visto abbiamo fatto l'identikit. La ragazza di Bologna che fa la fumetti. Andiamo avanti. Ma perché il problema non è lei, il problema non sono mai le persone, sono sempre i fenomeni, no? E anche questo è l'errore di questa cultura qui, che personalizza le cose, invece le cose non sono mai personali, sono interessanti se sono indicative di un fenomeno. Nell'intervista la giornalista diceva: fumetti brutti, che si chiama Iole Signorelli e prima si chiamava nome di uomo che non ricordo. Ora, innanzitutto, se tu sei trans si suppone che prima fossi di un altro sesso, se no che trans sei? Però questa cosa fa parte del grande indicibile, nel senso che nella cultura prescrittiva di adesso, che impone un uso delle parole che sia quello che è stato deciso dall'ufficio centralizzato sovietico della suscettibilità, chiamare, dire il nome precedente di una persona che ha cambiato sesso è una cosa molto grave, si chiama dead naming, cioè usare il nome che è morto. Questa cosa, fra l'altro, apro una delle mie 100 parentesi, crea alcuni problemi nel caso di Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner era l'uomo sposato... Sono tutte parole comprensibili per il nostro pubblico, per chi ci sta ascoltando. Caitlyn Jenner era... Sottotitoli. L'uomo, il marito della madre delle Kardashian. Si chiamava Bruce Jenner ed era un campione olimpico. Poi ha cambiato sesso, adesso si chiama Caitlyn. Siccome tu non puoi usare il nome morto, quando tu fai gli articoli sulle medaglie olimpiche di Bruce Jenner, non puoi dire lui, non puoi dire il campionato maschile, non puoi dire Bruce. Devi far finta che fosse donna anche allora. Il problema è che nelle Olimpiadi che lui ha vinto, nel, mi pare 72, quella specialità non esisteva al femminile. Per cui tu come la racconti questa cosa? Non si sa. Chiusa parentesi. Basta Wikipedia però, cioè, alla fine... Cioè tu devi scrivere un articolo in cui dici andate a guardarlo su Wikipedia? No. Io ti voglio vedere a raccontare un articolo. No. Io sono stata coperta di insulti quando ha cambiato sesso l'attrice che faceva Juno, per aver detto che era l'attrice che faceva Juno e non avrei dovuto permettermi di dire che si chiamava Ellen. Voglio vedere come tu spieghi a un lettore che una ha cambiato sesso senza dire che quella prima era femmina. Ma perché lo devi... Perché se tu fai un articolo sul fatto che uno ha cambiato sesso, devi dire come si chiama. Quando stai parlando di Caitlyn Jenner che è andata a fare la spesa, perché devi dire ogni volta? No, io sto parlando del fare gli articoli sulle Olimpiadi e del dire che se tu fai un articolo sulle Olimpiadi del 72 non devi dire Bruce Jenner, devi dire Caitlyn. È come le sorelle Wachowski, i fratelli Wachowski, cioè i primi Matrix li hanno girati le sorelle Wachowski quando erano uomini, se sei interessato a questa cosa, però... Alla fine chi se ne frega? Cioè. Beh, insomma, visto che lo sport è ancora diviso in maschi e femmine, mi sembra una distinzione abbastanza rilevante. Vabbè. No, non ci fossi... Comunque, questa era la parentesi, quindi adesso torno alla principale. La principale è che questa giornalista scrive prima era uomo e si chiamava bla bla bla. La fumettista
in un modo devo dire molto garbato rispetto a quello che succede di solito, mette il ritaglio sul suo Instagram, fotografa il ritaglio coprendo il nome della giornalista perché sa come funzionano queste cose e non vuole che parta il linciaggio. Però fa un post molto offeso e molto fermo in cui dice una cosa secondo me incredibile, cioè dice: io non ho mai dato il permesso a nessuno di usare il mio nome precedente. Ma tu non dai il permesso alle persone di parlare di te in un certo modo. Tu, cara Grazia, se riesci a controllare come parli tu di te nelle cose che pubblichi tu, ma nel momento in cui tu dai un'intervista è un compromesso fra quello che tu dici e come lo recepisce l'intervistatore. Fra l'altro, a mio modesto parere, un'intervista è sempre una lieve forma di violenza, perché non parla mai di me come parlerei io di me, ovviamente. E continuo a chiedermi come si faccia a farsi intervistare la gente, non farei mai. Quindi... No, ma è una cosa terrificante, secondo me, l'intervista. Ma al di là di questo, o tu non la fai... Cioè, nel momento in cui tu ti poni in pubblico, anche perché non è un problema di intervista, perché sennò sembra che sia un problema solo della gente famosa che si fa intervistare, è un problema che attiene a uscire da una stanza e pensare di avere il controllo di quello che i rimasti diranno di te. Questa cosa non succede, non so chi abbia illuso questa generazione che si può avere il controllo sulle parole che le persone usano parlando di te, ma non è possibile. Ecco, questo è un altro tema molto, molto importante, che è un tema anche sentito, cioè, ora ci arriviamo, sono le parole che plasmano il mondo e trasformano il mondo, oppure ad esempio è la struttura della società, la sovrastruttura che influenza le parole... Beh, mi pare e le parole che nominano le cose. Diciamo, senza scomodare i filosofi, mi pare evidente che abbiamo un problema sul resto, no? Nel senso che è il rifugio di chi non ha più l'economia da incolpare, chi non ha più il mondo del lavoro da incolpare, chi non ha più certi diritti davvero fondamentali da chiedere. Il rifugio è: però mi decido i pronomi. Sì, e ora lui partirebbe... Lo stiamo ammazzando, no, un po' alla volta. No, ma figuriamoci. Quello che tu ad esempio scrivi, che molto spesso la classe sociale è l'ultimo tema davvero rilevante, cioè quello che nessuno considera e dovrebbe essere il primo la in molti casi. La classe sociale è una cosa, venendo questo fenomeno dall'America, che non sa cosa siano le classi sociali, non sa cosa sia la storia, non sa cosa sia il marxismo, io non riesco neanche a dirlo, pensate. E, è interessante che da alcuni critici americani questi fenomeni vengano definiti tardomarxisti. A me sembra una delle analisi più ubriache che abbia mai letto, perché per questi qui nulla è economia, cioè c'è una scala di appunto suscettibilità, di fragilità, di discriminazioni in cui tutto si tiene conto tranne che del fatto che io sono ricco e tu sei povero. Per cui un nero è comunque sempre meno privilegiato di un bianco. Beh, forse se il nero è Barack Obama e il bianco sono io, no. Una donna è sempre meno privilegiata di un uomo. Beh, forse se la donna è Miuccia Prada e l'uomo è lui, no. Però non credi che siano... Nessuno lo pensi, però, che io sia, diciamo, che sono sicuramente in una condizione privilegiata rispetto ad altre mie pari età, pari professione, pari studi. Certamente non superiore a Miuccia Prada o a Kamala Harris, cioè ci mancherebbe altro. E però gli studenti di sociologia ti dicono che c'è una scala delle discriminazioni, per cui essere nero vale più di essere donna, essere gay vale più di... Cioè, non, in tutto questo l'economia non entra, essere povero, essere ricco non viene mai considerato. Io su questo tema ho una domanda, diciamo... Lui è sempre più perplesso, io lo vedo proprio che mi si accascia. No, sono vivo e vegeto, però ho anche scavallato le gambe perché me la sono presa. Scherzo ovviamente, però dobbiamo cercare di evitare che i social network diventino una sorta di cimitero di caduti per le cause. Questo è caduto per la blackface, questo è caduto questa per questa sarebbe femminismo. Una bella installazione per la Biennale. Mica male, gliela proponiamo a i qualcuno. I caduti dei social. Però forse... Non è che manca un cimitero digitale su cimitero digitale sui, diciamo, i caduti dei social, sarebbe interessante. Ti sono arrivati dei messaggi. Li leggerò dopo.
Non c'è gente che non sa che sei qui con noi. Non è, allora lo giriamo. Non è che per caso... C'è una famosa giornalista sportiva, Emanuela okay. Audisio, forse la più brava giornalista sportiva italiana, che molti anni fa diceva che quando uno la chiamava durante la partita, lei cancellava il suo numero dalla rubrica, perché se tu non hai ancora capito che io a quell'ora guardo le partite, non vale la pena frequentare. Spero non mi stesse chiamando mia madre, sennò è molto confuso. Ma quando il suscettibile, l'indignato, è colui che è, o colei che è direttamente viene colpito dalla battuta, dal tweet, un esempio per tutti, una prima pagina del Corriere dello Sport, carina, Black Friday. Con Chris Smalling e Romelu Lukaku in prima pagina, che Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter. Smalling era proprio tirato per le treccine per fare il titolo, diciamolo chiaramente, sono loro due i primi che su Instagram dicono scusate ma che è sta roba? Non è che forse ci conviene anche fidarci del fumetti brutti del caso, di Lukaku, di Smalling? Beh, questa è la chiave di lettura che usano i suscettibili, cioè dicono che bisogna ascoltare gli interessati, ma appunto, come dicevo poco fa, tu non hai bisogno del mio permesso per parlare di me, non funziona così la comunicazione. Oltretutto io credo, ma diciamo anche questa è una mia illazione come quelle precedenti su Michela Giraud, che il calciatore nero che non vuole sentirsi dare del traditore della sua appartenenza etnica, in questo momento storico e con questo clima culturale, non possa che dirsi offeso nel momento in cui tutti stanno dicendo che quello però è un titolo offensivo. Processo alle intenzioni. Cioè non sapremo mai se Lukaku si è arrabbiato veramente. Ho detto che è una mia illazione, certo. Non l'ho premesso. Però anche se lui fosse davvero offeso, non è un problema che tu puoi porti, nel senso che i casi sono due: o quello è un titolo razzista e allora tu che l'hai fatto sei razzista e allora di che stiamo parlando, oppure non era quello e quindi tutto quello che tu fai dopo, cioè loro mi pare non si siano scusati, anzi è rilanciato il direttore, come? Però tutto quello che fai dopo, che sia scusarti o non scusarti, è comunque reazione alla reazione, non al tuo eventuale razzismo iniziale. Fra l'altro quella cosa lì, lui sta parlando di un titolo che fece il Corriere dello Sport, mi pare l'anno scorso, qualcosina in più, usando Black Friday. Black Friday è una delle mille scemenze americane che abbiamo importato ed è il venerdì, il giorno dopo la festa del ringraziamento. Il giorno dopo la festa del ringraziamento in America iniziano i saldi, quindi il Black Friday è il giorno in cui i prezzi vengono dimezzati. E noi abbiamo iniziato, credo, a farlo anche qui, non lo so perché non ho, il mio consumismo è finito insieme alla lira, e quindi Black Friday per gli italiani era giornata di saldi, credo che fosse un titolo sul calciomercato, no? Era venerdì, giocavano Inter-Roma. Ok, questa cosa è offensiva perché un'altra questione interessante è che noi importiamo senza adattarle le usanze americane, per cui abbiamo deciso che Black Friday è offensivo come se fossimo un paese che ha avuto lo schiavismo fino all'altro ieri, come gli Stati Uniti. Cioè ricordiamo che gli Stati Uniti, questa illuminata terra che ci spiega la morale e la suscettibilità e l'importanza dei pronomi, non solo hanno avuto lo schiavismo fino a tre quarti d'ora fa, ma fino a due minuti fa erano segregazionisti. Non alzare gli occhi al cielo. No, è come, no, confermavo, dicevo è come. Per cui è chiaro che se tu una cosa la dici, questa cosa che si chiama blackface, che è far truccare da nero un bianco per fargli fare la parte del nero, che è una cosa che si faceva molto a Tale e Quale, il programma di Carlo Conti, e Carlo Conti l'altro giorno ha pomposamente annunciato che quest'anno non si farà più dopo le molte proteste dei suscettibili. Che la blackface sia offensiva in un paese in cui era usata come mezzo per irridere una parte di popolazione che era schiava e quindi insomma diciamo peggio di così non si sa cosa ci sia, è un conto, ma per noi perché dovrebbe essere offensiva? Perché secondo me c'è, tu dici o sei razzista o non sei razzista, secondo me c'è un'enorme zona grigia di mezzo in cui si mette tanta, chiamiamola ignoranza, nel senso di ignorare determinati problemi, perché banalmente
30 anni fa, 50 anni fa in Italia non c'erano magari tanti neri, e quindi tu non ti ponevi neanche il problema, quindi non è che sei cattivo, sei razzista, li vuoi bruciare, semplicemente non sai manco che esistano. E adesso ritengo che magari i ragazzini da questo punto di vista sono, non se lo pongano neanche il problema, perché sono già avanti, perché ci vivono, perché vivono con un linguaggio diverso, una sessualità diversa, ma questo immagino sia tutto scrivibile al mio essere suscettibile. Al tuo essere suscettibile. Però, non so se volevi aggiungere, sì. Finisco una cosa. Io sono d'accordo con la tua analisi, però il problema è che in Italia a tutt'oggi non esiste una borghesia nera. È quello il problema che secondo me devi risolvere. Che i neri in Italia sono o il nuovo sottoproletariato o calciatori milionari. Non c'è la normalità, non c'è l'integrazione razziale, è una cosa che accade quando l'insegnante di tuo figlio è nero, il tuo dentista è nero. Sarebbe da chiedermi perché non c'è, però. Però di sicuro non c'è, non, la ragione per cui non c'è, escludo che sia Carlo Conti che fa truccare di nero il bianco a tale quale, sento di poterlo escludere. Fra l'altro, questa cosa che non riguarda solo la blackface, ma riguarda ormai, almeno in America, ma anche in Italia, adesso c'è. Mi è venuto in mente che c'è anche un esempio italiano, adesso lo faccio, scusa, mi sto allungando. Questa cosa che si debba rispettare al millimetro ogni precisa identità nella rappresentazione di finzione è ridicola, nel senso che un attore è pagato per fingere d'essere altro da sé. Se Scarlett Johansson non può fare la parte del transessuale o dell'indiana perché non è né transessuale né indiana, cosa esistono a fare gli attori? Tempo fa vedevo che fanno il remake italiano di una serie molto suscettibile che si chiama This Is Us. This Is Us è la storia di tre fratelli, due gemelli, il terzo gemello muore durante il parto e i genitori portano a casa questo, i gemelli sono bianchi, i genitori bianchi portano a casa questo bambino nero che è nato, è stato abbandonato lo stesso giorno. E quindi i tre crescono come fossero tre gemelli, però in realtà il terzo è nero e non è, e non è biologicamente loro fratello. Questa serie, rifatta in Italia, ovviamente la devi adattare al fatto che in America c'è la borghesia nera e in Italia no. E uno dei cambiamenti che hanno fatto, siccome la serie è fatta di flashback e di presente, nel presente tutti e tre i gemelli hanno 40 anni, che il quarantenne nero è sposato con una bianca, perché forse una coppia nera borghese in Italia non era molto verosimile, non lo so francamente, non ho idea di quale sia stato il loro ragionamento. Una scrittrice nera si è molto indignata per questa cosa, sostenendo che questo toglieva la possibilità a lei di riconoscersi in un'attrice nera, al di là di questa cosa dell'immedesimazione che bisognerebbe superare a 12 anni e che soprattutto non ha a che fare con la somiglianza, perché l'idea che io sono rappresentata al cinema perché sono una donna bianca e Julia Roberts è una donna bianca, ma ci avete viste, sembra che non apparteniamo neanche alla stessa specie. Ma al di là di questo, un altro dettaglio che aveva indignato, che aveva infiammato questa polemica, è che nella serie americana il secondo marito della madre è portoricano e noi non abbiamo un attore portoricano sessantenne a cui farlo fare e quindi l'hanno fatto fare, ledendo la gravissima questione della rappresentazione dei portoricani italiani, che credo siano una comunità molto ampia e abbiano diritto a essere rappresentati. Questo, noi ci stanno facendo dei gestacci che dobbiamo chiudere fra un po'. Non vedo niente. E infatti, però questo è un tema che forse ci riesce anche a concludere, ce ne sarebbero tantissimi altri temi, però il tema ad esempio dell'arte, che in questo libro viene anche toccato, dell'arte, del cinema, della letteratura, forse è molto importante e credo che sia anche giusto chiudere con questo. Guia Soncì scrive: quante cose ci stiamo perdendo, quanti romanzi, quante canzoni, quanti film vengono lasciati tra le idee incompiute perché l'autore poi non vuole passare le giornate a chiarire equivoci. E questa è una domanda interessante. Io vorrei solamente reperire dall'archeologia una cosa che è successa nel 2017, quando Walter City pubblica un romanzo che si chiama Bruciare tutto. E su Repubblica una commentatrice del gruppo, Marzano. Michela Marzano. Qua facciamo il gioco che uno svela i nomi dell'altro. Sì, vabbè, questa è una cosa pubblica. Gioco anche la scrittrice nera che si è indignata, però lo diciamo dopo. Perché non ti ricordi il nome, no, come non me lo ricordo io. Te lo ricordi? Ma potrei non okay. Sbagliare. Io sono felice.
Michela Marzano scrive a un certo punto che quel romanzo di Walter City che parlava di un prete pedofilo, questa qui è una sintesi davvero molto, molto poco efficace e scorretta, era inaccettabile. E allora io ti vorrei chiedere per City concludere... City ci ha appena fatto un intero City, libro di risposta. City ci ha fatto appena un libro di risposta, però ti volevo appunto chiedere questa cosa qui. Quante cose ci stiamo perdendo e poi se l'arte si può permettere in qualche modo di sopportare il peso delle inaccettabilità, perché forse la partita si gioca tutto qui, ad esempio, su questo principale argomento. C'è una scrittrice americana che va molto di moda, si chiama Tessa Moshfegh, ha scritto un libro che forse qualcuno di voi ha letto che si chiama Il mio anno di riposo e oblio, che ha pubblicato Feltrinelli 2 o 3 anni fa. Io la intervistai all'epoca e prima di andarla a intervistare mi lessi alcune sue interviste americane, in una delle quali lei diceva che il suo libro preferito era Lolita di Nabokov. Mi piace che preciso di Nabokov come se ci fosse una Lolita di, non so... Di Kubrick. Giusto, bravo. No, non quella di Kubrick, quella di Nabokov. Era meglio il libro, come dicono quelli che si vogliono dare un tono. Io le chiedo questa cosa e lei, che è una quarantenne americana con il pedigree giusto, con le amicizie giuste, con i posizionamenti sociali giusti, che non sta sui social perché è furba, mi disse che oggi Lolita sarebbe uscito solo se scritto da una donna, che nessuno avrebbe pubblicato un romanzo sulla passione di un vecchio per una tredicenne, non mi ricordo se ha 13 anni Lolita, 15 forse, vabbè, comunque una minorenne, e se fosse stato scritto da un uomo. E aggiunse che era giusto così, il che mi lasciò un po' perplessa, però il lavoro dell'intervistatore è trascrivere quello che dice l'intervistato. Avanzamento veloce di un paio d'anni, quest'estate una rivista americana ha pubblicato una di quelle cose che si fanno quando non si ha voglia di lavorare nei giornali, cioè chiediamo a della gente famosa un'opinione su. E la cosa era: cosa vorreste in un libro che vorreste leggere adesso? E vari scrittori rispondevano. Otessa Moshfegh, interpellata, nella sua risposta si è lanciata in una tirata che vi potrebbe anche essere passata sotto gli occhi perché è stata la cosa che più ho visto fotografata sui social quest'estate, in una tirata sul fatto che la letteratura deve essere libera, la letteratura non è giornalismo, la letteratura non serve a darti indicazioni morali, la letteratura non deve avere costrizioni di tipo didattico, la letteratura non deve essere giudicata secondo i nostri parametri etici, bla bla bla, e che quindi è uno scandalo che noi ci indigniamo per Lolita. Io ho visto questa cosa e sai quando diceva forse sono matta io? Ho telefonato a una persona che aveva assistito alla mia intervista con lei e ho detto scusami ma c'eri anche tu? Lei mi ha detto che era giusto che Lolita oggi non fosse accettabile che era stato scritto da un uomo. E lui mi ha risposto, si vede che il gioco si è fatto duro. Quindi quello che ti posso dire è che forse il gioco si è fatto talmente duro che anche quelli che prima si prestavano a questa opera di eticizzazione delle opere di fantasia, adesso si tirano indietro. Verso quale mondo stiamo andando allora? Ah, se lo sapessi farei un sacco di soldi. E ritornare a quel tema lì. Metterei su uno sportello scommesse, farei la cartomante. Guido Soncini. Grazie a tutti. E il suo L'era della suscettibilità è disponibile ovviamente per il firmacopie. Noi ti ringraziamo davvero per essere stata qui con noi e speriamo di averti anche nelle prossime edizioni. Grazie a voi. Non vi ho trattati troppo male, no, vero? No, mi sono moderata. Mi è andata di lungo. Noi ci vediamo domani per l'ultima loro giornata del festival. Loro volevano il sangue, lo so. Volevano il sangue, invece questo. Qui siamo i dialoghi di traino, non è che si può così tanto litigare. Ci vediamo domani 21:30 e sfigureremo un po' perché al centro ci sarà Fabrizio Gifuni, quindi non mancate, ci parlerà della voce, del teatro, il suono della voce. Ma se io dico che parlavo teatro con un noto regista di recente di una scena di nudo di un altro attore e lui mi ha detto l'unico che regge il nudo è Gifuni, è body shaming? No, perché non si credo. Tratta di uomini, quindi si può dire degli non uomini credo. Si può dire tutto. Sì, si può dire tutto, okay. Forse ci vediamo domani con Fabrizio Gifuni, grazie a tutti voi, buona serata e grazie a Guido Soncini ancora. Grazie. Su Gifuni ti volevi suicidare.